Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video analisi di Soul Society Italia. Il quinto episodio di Bleach è veramente una bomba, ragazzi. E qui davvero possiamo dirlo, entriamo nella parte finale della storia del manga di Bleach. Infatti, questo quinto episodio può essere inteso letteralmente come il primo capitolo della fine, perché da qui tutto convergerà verso il gran finale che ovviamente arriverà nel 2025 con la quarta stagione. Allora ragazzi, beh, senza ulteriori chiacchiere, possiamo ammettere che in questo episodio ci sono due grandissimi elementi che tengono in alto la nostra eccitazione. Stiamo ovviamente parlando del ritorno di Sosuke Aizen e di tutto ciò che riguarda il destino del Gotei 13 che, rispetto alla controparte cartacea, è stato riscritto da Kubo, secondo me, con un'intenzione davvero, davvero originale e soprattutto molto, molto emotiva. Infatti direi di soffermarci su questi due grandi aspetti dell'episodio, commentando ovviamente ciò che accade in ordine cronologico. Infatti l'episodio comincia con un ritmo molto molto serrato, molto accelerato e ovviamente ci ritroviamo nel punto in cui Yuaba, nello scorso episodio, sul finale, aveva assorbito non solo il braccio destro Mimiyagi, ma anche il Soul King stesso. In questo momento, ragazzi, Yuaba è il re dei Quincy che ha ottenuto il potere del Soul King, un potere oscuro, ragazzi, che per l'appunto, nonostante la grandissima potenza del re dei Quincy, non riesce a controllare appieno. E per questo motivo, sulla Soul Society fa abbattere letteralmente una pioggia oscura di quel Reiatsu solidificato sotto forma di mostri con un solo occhio. E la cosa interessante, ragazzi, è che questi mostri rappresentano il potere del Soul King, che però sono direzionati all'uccisione degli Shinigami. Infatti, se vi ricordate, nello scorso episodio Yuaba diceva: questa è la solidificazione del potere che servirà ad uccidere soltanto gli Shinigami. E quindi sono creature che non attaccano i Quincy o altre forme, per l'appunto, se non quelle di Shinigami. E vediamo quindi nella prima parte dell'episodio, nel primo minuto e mezzo prima della sigla, sostanzialmente quest'orda, questa marea oscura di Reiatsu che si abbatte su Gotei 13 e che attacca mangiando letteralmente tutti gli Shinigami che incontra sul proprio cammino. E vediamo i nostri protagonisti della Soul Society, Rukia, Renji, Byakuya, Ikkaku, Isagi, via dicendo, che provano a contrastare quest'orda. Lo stesso Suifon spera di poter fare qualcosa con il suo Bankai, ma davvero è uno tsunami di potere divino. E in quel momento, ovviamente, ci rendiamo conto che ormai la Soul Society sta andando sempre di più a rotoli, letteralmente. In un momento così apocalittico, vediamo risorgere dall'oscurità della terra, dagli abissi del terreno, un Reiatsu che è in grado di spazzare via letteralmente questi mostri ciattoli. È il ritorno di Sosuke Aizen, che davanti agli occhi ovviamente increduli di Rukia, lo vediamo tornare sul suo trono, sulla sua sedia sigillo. E qui ovviamente ragazzi il frame sul volto di Aizen che ritorna all'aria aperta è ovviamente un momento alto nell'intera storia dell'anime di Bleach. Ovviamente, ragazzi, nel manga anche qui tutto era molto bello, molto figo, un momento altissimo, ma nell'anime, ragazzi, questa saga, quest'ultimo capitolo di Bleach è veramente reso in maniera incredibile. Le musiche, i colori, le animazioni, i dialoghi, è veramente scritto benissimo. Questa terza stagione, con soltanto 5 episodi, è effettivamente la mia preferita finora. Già, posso dirlo. Poi, ovviamente, aspettiamo tutte le 13-12 puntate quante saranno, ma io a mani basse dico che già fino ad adesso questa qui è la mia terza stagione preferita tra tutte quante quelle della Sanguinosa Guerra dei Mille Anni. Per cui Aizen subito sul suo trono si dimostra essere il nostro Sosuke che conosciamo, provocatorio, intelligente, calcolatore, ma con una consapevolezza un po' diversa. Infatti molti di voi, già nello scorso episodio in cui era stato mostrato Aizen, si erano accorti che, diciamo, nell'anime, rispetto al manga, dal punto di vista delle espressioni facciali e via dicendo, sembrava un Aizen un po' più serio, un po' più triste e malinconico. In realtà queste sfumature, che forse le ho colte anche io leggermente, secondo me caratterizzano anche bene il personaggio. È Aizen,
e in questo episodio ce lo ha dimostrato, con il suo carattere, con la sua idea stessa di potenza, di potere, di egocentrismo, ma allo stesso tempo qualcosa è cambiato in lui. E questo, ragazzi, lo scoprirete dopo anche nel manga, si è intuito benissimo, soprattutto nella parte finale, che il nostro Aizen è sempre lui, ma con una maturità un po' diversa. E secondo me nell'anime, con le sue espressioni o il suo modo di parlare, lo hanno fatto ancora di più, diciamo, più maturo, un po' più malinconico da un certo punto di vista, perché effettivamente qualcosa in lui è cambiato e lo scoprirete sicuramente dopo. Però, detto ciò, Aizen ritorna, provoca Rukia, congratulandosi con lei della sua promozione a luogotenente. Insomma, tutti gli Shinigami lì presenti rimangono oggettivamente sconvolti nel vedere, in un momento così critico della Soul Society, durante un'apocalisse, il ritorno di un altro demonio. Un demonio che aveva ovviamente sconvolto le loro vite, perché ragazzi, molte persone lì presenti hanno veramente il diritto di odiare Aizen. Rukia, che ovviamente è stata condannata a morte per colpa sua, Kaien Shiba, che indirettamente è morto per gli esperimenti di Aizen. Per non parlare di Kisuke Urara, Irako, i Vizard e via dicendo. Per cui, nonostante l'odio nei confronti di Aizen, che Kyoraku, da comandante generale in un momento così critico per la storia della Soul Society, decide di compiere questa scelta, e mi è piaciuto tantissimo il tono di Kyoraku. Perché Byakuya, soprattutto lui, e anche gli altri Shinigami, giustamente hanno detto: ma che cazzo stai facendo? Cioè, hai liberato Aizen, il nostro nemico giurato, il nostro traditore. E Kyoraku dice: ma voi con l'onore pensate di vincere? Con l'onore non si vincono le battaglie. E finalmente qualcuno lo ha detto. Perché nella società della Soul Society l'onore ha un'importanza estrema. Pensate all'undicesima compagnia. Pensate al discorso di Ukitake e Kaien Shiba. Beh, ragazzi, Kaien Shiba però con l'onore c'è morto. Per cui Kyoraku adesso si è stancato, no? Di quest'antica concezione della battaglia, della guerra che aveva anche Geryusei Yamamoto. E qui, a maggior ragione, tutto quello che abbiamo detto già negli scorsi episodi, Kyoraku si dimostra essere il comandante generale perfetto in una situazione così critica. Combattere il male con un male necessario. Per cui, wow, quella scena è bellissima, la tensione è alle stelle, e anche dal punto di vista della regia mi è piaciuto il fatto che Aizen rimane lì sulla sedia, con Kyoraku al suo fianco, e Aizen prova, diciamo, a provocarlo dicendogli: ok, adesso liberami le mani, però ci prova in un certo senso a liberarsi. E Kyoraku dice: beh, ovviamente, Kikko, non posso fare quest'azione, non posso minimamente liberarti più di così, ma tanto io so già che tu hai il potere necessario per riparare la situazione che sta accadendo in questo momento. E Aizen dice: mi stai sottovalutando. In realtà, sia Aizen che Kyoraku sanno benissimo che, per l'appunto, quest'ultimo è in grado, il nostro Sosuke, di ribaltare la situazione. E infatti la scena è bellissima perché inizia a piovere di nuovo quest'orda di mostri neri, e Aizen con il solo Reiatsu riesce a disintegrarli. Ma non solo. Aizen in quel momento libera una scarica elettrica viola e nera di Reiatsu. Kyoraku capisce che sta per partire un colpo devastante, ordina a tutti i Shinigami di ripararsi nel Dipartimento di Ricerca e Sviluppo. E in quel momento, ragazzi, Aizen ci mostra la sua tecnica iconica, l'Ado 90 Kuro Itsugi, la bara nera. Una bara nera, ragazzi, che dal punto di vista della messa in scena, anche nel momento, il piano sequenza che si allontana da Aizen, le musiche e ovviamente l'animazione nuova che per l'appunto mette in scena questa tecnica, è tutto sensazionale. Un momento altissimo, iconico, e ragazzi, vi rendete conto che Aizen è diventato ancora più forte? Questo lo dice anche Urahara nella puntata. Aizen con lo Gyoku, senza la Gyokazu Getsu materializzata, è ancora più forte di prima. Ha un Reiatsu incredibile e la bara nera, ragazzi, ha le stesse dimensioni di quella che Aizen aveva utilizzato contro Ichigo Dangai nel loro scontro finale. Per cui è tutto maestoso, è tutto enorme. Il Reiatsu di Aizen in questo episodio è gigante, è gigantesco. E la cosa incredibile è che questa gigantosità, a parte gli scherzi, questa grandiosità è davvero messa in contrapposizione con un Shinigami che l'abbiamo sempre visto in alto su un trono che si ergeva nei cieli. Invece adesso lo vediamo seduto, immobile, anche più magrolino perché costretto in questa tunica nera con la benda sull'occhio alla Zaraki Kenpachi. Insomma,
un personaggio striminzito ma allo stesso tempo gigantesco. E questa contrapposizione è veramente, veramente figa. Aizen in quel momento ci ha riportato una botta esplosiva di hype che non percepivamo veramente da più di 10 anni. Per cui il ritorno di Aizen è stato una botta di adrenalina incredibile. Mi è piaciuto tanto che in quel momento c'è anche Urahara, insieme ad altri Shinigami che ovviamente dialogano con Aizen. Questo lo dico perché nel manga Urahara in realtà non intrattiene nemmeno un dialogo con Aizen in quel momento, lo osserva da lontano. E quindi rivedere questi due nemici giurati di nuovo a confronto è stato bello, anche perché Urahara non sembra nemmeno troppo particolarmente colpito, perché ovviamente ha compreso la scelta di Kyoraku e su questo, secondo me, Urahara e Kyoraku sono molto simili, ha capito che c'era bisogno di un male così grande. In realtà questa è una strategia anche molto alla Urahara, se ci pensate. Per cui lo stesso Kisuke ammette che Aizen è diventato ancora più forte, che ci troviamo di fronte a un personaggio incredibile, ma allo stesso tempo c'è la contrapposizione in questo episodio tra il potere assoluto, tra la potenza dei personaggi, Yuaba, Aizen e via dicendo, ma c'è anche il potere della tecnologia. Ovviamente potere della tecnologia che è rappresentato in questa puntata da Kisuke Urahara, ovviamente, ma anche da Mayuri Kurotsuchi. Ed è bellissimo il dialogo tra Mayuri ed Aizen, perché se ci pensate, questi due personaggi non hanno mai dialogato nella storia. Li abbiamo visti insieme in un solo frame nella prima riunione dei capitani nella saga della Soul Society. Quindi vedere Aizen e Mayuri dialogare è molto figo, due personaggi che non si erano mai incontrati. Ovviamente non nel canon, dico. Ovviamente in screen per noi spettatori questi due personaggi non si erano mai visti insieme, ecco. E Mayuri, ovviamente con la sua potenza tecnologica assoluta, è riuscito a creare una sedia, un trono, che permette di sigillare non il Reiyatsu in senso stretto, ma in un certo senso costringe Aizen ad utilizzare il suo potere entro un raggio spaziale intorno a lui. Questo perché il signorino Aizen ci ha provato. Ha provato a rompere la sedia con il Kuroitsugi e con un colpo devastante di Reiyatsu che voleva addirittura far crollare il palazzo reale sulla Soul Society stessa. Aizen ammette che il suo potere è riuscito ad incrinare la gravità della barriera della Soul Society, per cui voleva effettivamente provare con il suo nuovo potere smisurato a far cadere il cielo. Ovviamente Mayuri gli dice: stai buono, perché tu sei forte, va benissimo, ma noi non siamo stupidi. Come dice Kyoraku, in quella sedia c'è la cristallizzazione della tecnologia e dello sviluppo della Soul Society. Mayuri riesce con un telecomando letteralmente a mantenere i livelli di Reiyatsu di Aizen e quest'ultimo lo provoca dicendogli: ok, vediamo se il mio potere è più forte della tua tecnologia, sparami al massimo il Reiyatsu e vediamo se la tua scienza batte il mio potere. Uno scontro davvero intelligente a livello psicologico, un dialogo bellissimo, ragazzi, i dialoghi in questo episodio sono a livelli esorbitanti per quanto mi riguarda. E in quel momento, colpo di scena ennesimo dell'episodio, arriva un gruppo di Quincy, il gruppo di Sternitter sopravvissuti, tra cui questo Nanana che era stato sconfitto da Byakuya, e questo Sternitter attacca Aizen. In realtà Nanana ha un potere veramente interessante perché lui riesce con un reticolo di Reiyatsu, scaturito dalle sue frecce per l'appunto, a capire le falle nel reiazzo dell'avversario. E se l'avversario ovviamente è sigillato e fermo fisicamente davanti a lui, è un bersaglio semplicissimo. Se vi ricordate, nella scorsa stagione con Byakuya lui non era riuscito a trovare falle nel suo avversario. Ma non perché Byakuya sia più forte dal punto di vista del reiazzo di Aizen, ma perché, punto primo, Byakuya in quel momento era al top, era in movimento, era in un combattimento. Seconda cosa, perché era vestito tra ovviamente tutte quelle, come posso dire, quelle strumentazioni che le avevano dato dalla Divisione Zero, che probabilmente Senjomaru aveva costruito per Byakuya. E ovviamente quell'abbigliamento, lo vediamo anche con Ichigo, è letteralmente una sorta di corazza, anche dal punto di vista del Reiyatsu, per cui ecco il motivo. Nanana contro Byakuya non è riuscito a trovare falle nel Reiyatsu grazie ai vestiti, mentre qui con Aizen dice: sarà per il tuo vestito nero che ti tiene sigillato, ma io riesco a trovare delle falle. E quindi lo attacca e lo sigilla, diciamo così, per 5 minuti. Riesce a fermare Aizen per 5 minuti. In quel momento Kyoraku dice: ecco qua, ci volevano soltanto loro adesso. Possiamo collaborare perché
se ci pensate, anche per voi non è una grande situazione se il cielo vi crollasse addosso. Nananà però rimane comunque fedele al Van der Reich e a Iwaba, incita Chiora col combattimento e in quel momento, possiamo dirlo, lo Sternritter per me meglio caratterizzato finora, Busby, finalmente fa qualcosa di utile e ammazza l'ultimo Sternritter del Van der Reich fedele a Iwaba. Lo ammazza, si allea con le due Quincy Sternritter per l'appunto, Giselle degli zombie e l'altra ragazza bionda di cui non ricordo il nome, scusate. Questi tre Sternritter rimasti sopravvissuti decidono di collaborare, di stringere un patto con Kyoraku perché vogliono ribellarsi a Yuaba. Ovviamente il loro re li ha abbandonati, li ha quasi uccisi con la Shuolen, con, diciamo, l'obiettivo di avere in cambio la possibilità di salire anche loro al Palazzo Reale. Allora, in realtà questi tre Sternritter non è che siano cambiati da un giorno all'altro o da un'ora all'altra, sono diventati buoni. Ovviamente Busby, vi ricordate cosa ha fatto? Ha sterminato Shinigami, ha letteralmente quasi ucciso Kira e Zuru, che in teoria non è morto, ma è quasi morto. Abbiamo visto Giselle con la sua zombificazione essere un personaggio crudelissimo. Però comunque in una situazione così critica si riesce ad unire le forze, persino tra Quincy e Shinigami. E ragazzi, questo episodio ha tantissimi spunti di riflessione e infatti sto cercando di analizzarli tutti perché non voglio perdermi niente. Se ci pensate, l'idea che addirittura degli Sternritter così crudeli, o meglio, più che crudeli, comunque propensi alla guerra, cioè li abbiamo visti, no? In queste stagioni, persino loro riescono con un obiettivo comune a stringere un'alleanza con i Shinigami. Tutto ciò non vi rimanda allo scorso episodio tra Ishida ed Ichigo, lo stesso Ishida che diceva: io un tempo ci ho creduto a una collaborazione con i Shinigami, ma in realtà dopo aver letto la verità ho capito che i Quincy sono la specie da condannare nell'esistenza e quindi hanno bisogno di una rivalsa. Questo è quello che ha detto momentaneamente Ishida e secondo me questa scena poi tra Busby e Kyoraku dà ancora fuoco su questo argomento dicendo che in realtà la collaborazione in generale tra le fazioni, anche nella vita vera, si può sempre trovare con il dialogo, con l'intelligenza e con la lungimiranza che Kyoraku e Busby in questo momento hanno dimostrato di avere con una maturità incredibile. Per cui al Godai 13 si aggiungono anche questo trio, questa triade di Sternritter che giustamente hanno deciso di tradire Yuuba. Aizen viene momentaneamente sigillato, in quel momento Mayuri ricrea una sorta di struttura che si erge dal sottosuolo e qua, ragazzi, parte, diciamo, la scena inedita più lunga dell'episodio che, raga, ha cambiato completamente l'atmosfera e il significato della guerra finale. Come vi ho detto nel secondo episodio, alcune scene inedite che ci stanno mostrando hanno l'obiettivo di approfondire emotivamente l'episodio stesso, perché va bene i combattimenti inediti, va bene i combattimenti ampliati, ma queste scene inedite riscrivono completamente la sensazione, la tensione, l'atmosfera degli episodi stessi, perché nel manga tutto ciò non avviene. Cioè, Kyoraku, per la prima volta nella storia, secondo me, della Soul Society, ma nella storia che conosciamo noi di Bleach, fa un discorso da comandante generale all'esercito del Gotei 13 tutto riunito. E mi è piaciuto tantissimo che, essendo l'inizio della fine questa puntata, diciamo il trampolino di lancio verso il finale, la battaglia finale, la guerra ultima degli universi, vediamo tutti gli Shinigami sopravvissuti, anche delle vecchissime stagioni per pochissimi frame. Ragazzi, ho visto Makimaki, il baffuto della undicesima brigata, abbiamo visto Liemura, che era quello biondo che stava nel reparto medico di Unohana, abbiamo visto quel ragazzo che era il fan di Renji, i due Shinigami che hanno aperto la stagione, quei due ragazzi, no? La ragazza e il ragazzo, non ricordo i nomi, Mister Afro, cioè abbiamo visto i soldati semplici della Soul Society che si radunano al comando di Kyoraku come un esercito che quasi mi ha ricordato in parte vagamente il discorso di Gaara di Naruto all'inizio della quarta grande guerra ninja, cioè è una cosa che Bleach non sarà mai vista, ragazzi, né nella battaglia con Aizen né dopo, cioè il Gotei 13 riunito come un esercito. Basta divisioni di compagnie, di brigate, tutti lì ad ascoltare il comandante, che per l'appunto richiama tutti,
tutti quanti. E questo ritorno, il ritorno, il comeback, c'è ancora, ragazzi, con altri personaggi, perché vediamo Zaraki ritornare, ok? Ed è bellissimo il discorso che fa con Nanao Ise, perché Zaraki non sta smettendo di cercare Yashiru. E Nanao dice, noi abbiamo bisogno di te. Perché per far sì che Uhura apra questo benedetto portale per il Palazzo Reale c'è bisogno di Re Yatsu di tutti e il tuo soprattutto. E Zaraki lì si dimostra essere veramente maturo. Dice, sì, i miei uomini ci riusciranno forse anche molto meglio di me a cercare Yajiru. Hai ragione, il mio compito è essere qui. Mi è piaciuto molto quello scontro verbale, diciamo così, perché Zaraki dimostra di essere maturato molto rispetto a prima. In più abbiamo il ritorno di altri personaggi, i Vizard della Terra, che già avevamo visto, ma qui in vesti diverse, perché ragazzi, io mi sono emozionato un po' a rivederli indossare le vesti da Shinigami. Iori, Achi, Lisa, Love, che rindossano il vestito da Shinigami dopo 100 anni, con Aizen lì seduto, tra l'altro, che li aveva traditi, che li aveva quasi uccisi, insomma, è una scena bellissima perché tutto sta convergendo dal passato verso il futuro, tutti insieme. E per cui il discorso di Kyoraku che è molto in stile Kyoraku, non è un discorso altolocato né tantomeno ricco di enfasi, però è dritto al punto. Ragazzi, c'è l'Apocalisse, il Gotei 13 deve vincere per la salvezza dell'universo stesso. Siamo tutti qui riuniti con un obiettivo comune, sconfiggere Yuaba e riportare l'equilibrio nei mondi che conosciamo. Per cui è tornare alla vita, è la protezione, proteggere il mondo. E la protezione ovviamente è l'obiettivo finale di Ichigo ed è l'obiettivo principale della storia stessa di Bleach. E infatti, off-screen, lontano dalle scene, c'è Aizen che commenta quello che sta accadendo dopo essersi ripreso dal sigillo, parla brevemente con Kyoraku, dice quel tizio mi ha bloccato per 5 minuti, non c'era mai riuscito nessuno, quasi ad ammettere che comunque in quella situazione sulla sedia Aizen ha un po' di problemi, ce li ha. Ed è bellissima la scena in cui per l'appunto Urara apre questo portale. Aizen li vede da lontano, guarda il cielo, vede la crepa nel cielo e dice: Quincy e Shinigami che collaborano, tutti quanti riuniti a combattere per lo stesso motivo, per sconfiggere il tuo stesso nemico. In quel momento si sta riferendo ad Ichigo. Ed è assurdo che, ovviamente, l'avversario che mi ha ridotto in catene, che mi ha sconfitto, sia riuscito a raggiungere i miei obiettivi prima di me, a salire in cielo, Ichigo Kurosaki. Wow, sei un uomo da non perdonare, dice. Ed è incredibile perché questo dialogo, ragazzi, tenetevelo bene a mente, questo monologo, perché tornerà proprio nel finale, nella quarta stagione. Fidatevi che ci sarà un proseguo di questa concezione di Aizen che fa parte di quella maturità che vi dicevo a inizio video. Per cui la puntata è scritta benissimo, ragazzi, i dialoghi, rivedere tutti i personaggi. Kyoraku è magistrale, è perfetto, è un comandante generale, richiama a sé l'esercito e si parte verso la battaglia finale nel cielo. E infatti l'episodio termina nel cielo con Ichigo che ovviamente, come vi dicevo nel video analisi scorso, è guarito subito. La scena di Ishida è molto impattante, però io che avevo letto il manga lo sapevo che non era un colpo, wow, adesso Ichigo è fuori gioco per 10 puntate. Orime, poverina, ha salvato tutti, ha ricostruito le braccia di Yoruichi, ha salvato le ferite di Ichigo, Gaio e Chad. E rivediamo anche Kon, vedete i ritorni, cioè stanno tornando tutti, c'è anche Kon e mi ha veramente emozionato la scena di Kon. E non me l'aspettavo perché Kon, va bene, si ingigantisce come pupazzo per salvare e attutire la caduta di Ichigo, però è stato divertente vedere, diciamo, il rapporto di Ichigo e Kon di nuovo con quegli scherzi, quelle battute, però mi ha emozionato rivedere Kon perché mi ha ricordato le origini di Bleach. Il rapporto tra Ichigo, per l'appunto, nella saga del sostituto Shinigami mi ha emozionato. E diciamo, il gruppo di Ichigo rimane quindi a terra in uno dei dischi volanti delle città della Divisione Zero. In quel momento Yoruichi dice: Ok, ci stanno per raggiungere, dobbiamo ripartire, dobbiamo contrattaccare, dobbiamo dare inizio alla battaglia finale. È arrivato il momento e vediamo un chiodo con il simbolo del garganta sopra, un chiodo che ovviamente è stato dato da Urara. In quel momento, ennesimo comeback devastante. Si apre il garganta nel cielo, Grigio, la sesta spada, che torna con il suo fascino, con il suo sguardo e il suo fare provocatorio nei confronti di Ichigo. Ci rivediamo dopo tanto tempo e l'episodio si conclude così. Per
Ovviamente c'è anche una scena post-credit in cui Yuaba ha assorbito il Soul King ed è diventato un mostro, letteralmente, che addirittura intimorisce la guardia reale stessa di Yuaba, per quanto è grottesco e per quanto fa paura. Da adesso in poi è guerra finale, è guerra totale, è guerra aperta. E ora, comeback di Grimmjow, comeback di Aizen, ritorno di tanti personaggi minori, fidatevi che nel prossimo episodio ci saranno altri comeback di altri personaggi importanti che abbiamo conosciuto nella storia. Non vi spoilerò niente, ovviamente. E già so, come faccio sempre anche negli scorsi video, che qualcuno di voi si lamenterà per qualcosa, troverà qualche buco di trama, soprattutto chi non ha letto il manga. Per cui vado in anticipo. Ragazzi, il fatto che Grimmjow abbia aperto un garganta nel cielo non è una stronzata, non è un buco di trama. Perché, se vi ricordate, Grimmjow è apparso, si è intuito che era lui, già nella prima stagione, nella seconda, quando nel Luogo Mondo erano rimasti Uhara, Urime e Chad. Nella prima puntata della seconda stagione si vedono anche altri due personaggi arrivare di spalle, non vengono inquadrati. Questi due personaggi li scoprirete nel prossimo. Questo per dirvi che Urara ha architettato nel Lueco Mundo, prima di raggiungere la Soul Society, un piano per salire al Palazzo Reale. Un piano che prevede la collaborazione di tutti, di tantissimi personaggi. E infatti sta cercando di portare tutto il Gode 13 sopra, ma in realtà il fatto che un garganta si sia aperto sopra ha una motivazione logica all'interno della strategia di Urara, che scoprirete nel prossimo episodio, non vi spoilerò niente. Però non è una cazzata, era giusto per tranquillizzarvi su questo. Per cui Urara ha comunque raggiunto Aizen trovando un piano, tra l'altro non sanguinolento, per creare una sorta di chiave del re e passare su. Ragazzi, Urara è Urara. Per cui io, se mi sono dimenticato qualcosa in questo video analisi, me ne renderò conto dopo e magari analizzeremo con altri video nella live, magari che farò qui sul canale. Penso che ho detto tutto, un episodio devastante, un episodio ricco, e infatti questo video analisi è durato tantissimo. Per cui, ragazzi, Bleach sta entrando ufficialmente nel suo epilogo e noi siamo qui a godere di questa versione anime che davvero, davvero ci sta sorprendendo episodio dopo episodio. Ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate, rimaniamo uniti come il Gote 13 perché arriveremo insieme alla fine di questo percorso. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, ci vediamo in live.